Allora, con la numero 6 Play Guardia Federica Monaco di questa nostra Velkofing Interlox Vicenza, purtroppo stasera una sconfitta 37-42 mi sembra fosse, diciamo che la percentuale nei tiri a canestro è stata abbastanza bassa. Sì, una partita assolutamente da dimenticare subito, dobbiamo far tesoro delle piccolissime cose buone che abbiamo fatto e dimenticare subito questa prestazione non da noi. La percentuale ai tiri è stata disastrosa e abbiamo lavorato tutta la settimana duramente, abbiamo davvero, pensavamo di poter dare molto di più, però tra il dire e il fare ovviamente c'è mezzo questa prestazione bruttissima e dobbiamo rifarci subito contro Marghera. Ora, la settimana prossima c'è appunto Marghera, questa Udine però è una squadra rocciosa, eh? Sì, è una squadra tosta, fisicamente molto grossa e abbiamo avuto difficoltà a trovare un tiro pulito e loro mani addosso, comunque gli arbitri hanno fischiato, e le colpe sono tutte nostre, e non siamo state aggressive e non abbiamo avuto il giusto approccio a questa partita. E niente, speriamo di rifarci subito, lo sport è bello per questo e si pensa ora alla prossima e a sabato. Certo, la prossima sabato a Marghera. Marghera l'avete già vista, è uno scontro diretto, e su cosa dovrete lavorare? Sicuramente sul tiro, perché se non segniamo non si vince. Cioè, la difesa ok, va benissimo, perché comunque lasciamo sempre le squadre sul 47, però e dobbiamo segnare, se non segniamo non vinciamo e quindi lavoreremo sicuramente sulla difesa questa settimana, ma soprattutto sulla cercare ogni volta una compagna libera e segnare, speriamo. Senti un po' Federica, invece tra 15 giorni invitiamo il pubblico perché qui ci sarà anche Milano. Certo, è uno scontro importantissimo anche perché lì abbiamo perso l'ultimo quarto e dobbiamo rifarci subito contro Milano, sarà un'altra bellissima partita, quindi vi invito tutti a fare il tifo perché abbiamo bisogno davvero del nostro pubblico e perché noi giochiamo per questa maglia, abbiamo bisogno davvero di essere coccolate,